ILF 1000 Comunal. La giusta soluzione in ogni situazione. Vedete la prima lama lì posizionata? Il primo attrezzo che agganceremo sarà una lama a neve. Grazie alle quattro ruote sterzanti, vedete che anche se lo spazio di là non è così grande, la macchina riesce abilmente a posizionarsi. I ragazzi stanno allestendo anche uno spargisale. Dunque, cosa ci abbiamo messo? 2-3 minuti. Stiamo allestendo la macchina con lama da neve anteriore e spargisale posteriore. Lama sgombra neve a settori. Veloce, affidabile e sicura. Spargisale a disco su tre punti posteriore. Pratico e compatto. Chiamerei qui vicino a me per descrivere queste attrezzature invernali un grande esperto delle manutenzioni invernali, che è il signor Federico Fioresi. Facciamo entrare il mezzo. Prego Federico. Bene, ecco il mezzo sta entrando. Immaginatelo appunto lungo le strade di una città, perché l'allestimento che adesso vi viene presentato è un allestimento tipico da città. Con una larghezza di 3,20 m, è una lama sgombraneve che ha la caratteristica peculiare più importante nell'elasticità. Questa attrezzatura che vedete è in grado di superare ostacoli di oltre 10 cm di altezza a 40 km all'ora. Lo spargisale a tre punti che è montato posteriormente è uno spargisale interamente costruito in acciaio inossidabile. Dunque, questo è il primo allestimento invernale, ne facciamo vedere subito un altro. Lama sgombra neve per alto innevamento, robusta e universale, spargisale autocaricante posteriore, insuperabile e autonomo. Infatti questa lama deve lavorare molto meno in velocità e sgombrare molta più neve. Questa lama riesce a togliere anche il ghiaccio che sì, c'è sulla terra? Sì, perché si può mettere in una posizione ortogonale, cioè a 90 gradi, e in quella posizione può proprio raschiare il ghiaccio che magari si può essere formato. Posteriormente invece vediamo uno spargisale anch'esso montato su tre punti, che però ha la caratteristica di essere autocaricante, cioè l'operatore può caricare da solo, avendo appunto una benna, può caricare da solo dal cumulo che c'è nel deposito, può caricare da solo il sale. Cambio sarà più rapido, la macchina si allinea ed avviene l'aggancio. Fresa neve frontale, indispensabile per le emergenze. È l'emergenza richiede una rotativa, una fresa neve in grado di intervenire quando ci sono fronti di neve imponenti, importanti. Volevo aggiungere che la movimentazione, dunque l'utilizzo di questa grossa coclea che va appunto a fresare la neve e tramite la potenza idraulica. Andiamo e attacchiamo il prossimo attrezzo. Adesso andremo a sganciare questa turbina idraulica.
Fresa neve laterale, semplice e specifica. La velocità di montaggio è stata veramente straordinaria. Qui vediamo la fresa laterale. La fresa laterale è un'attrezzatura, diciamo, se vogliamo, storica, ed è stata concepita proprio per allargare la strada, la carreggiata, dopo che si è intervenuti con le lame sgombraneve. È possibile anche con un camino speciale caricare la neve su un autocarro per poter sgombrare i centri urbani o le piazze. Il prossimo cambio che faremo, non toglieremo l'attacco, il sollevatore, ma toglieremo l'attrezzatura. Ricordo che la macchina viaggia a 40 km orari e può viaggiare con qualsiasi attrezzo agganciato anteriormente. Sollevatore anteriore con trincia frontale da 2,5 metri, lo strumento basilare per una infinità di applicazioni. Ecco dunque la macchina che si trasforma da una macchina invernale a una macchina per la manutenzione estiva. Questa attrezzatura ha una grande escursione laterale per permettere di andare a trinciare l'erba anche vicino al fossato. Sì. Queste sono attrezzature di tipo agricolo, attrezzature assolutamente comuni che possono essere utilizzate sul nostro portatrezzi 1000. Dunque, anteriormente la macchina riesce a sviluppare 90 cavalli. Agganciamo adesso dei bracci idraulici. Braccio idraulico con testata trinciante. Professionalità e velocità. Ecco dunque la macchina arrivare con il primo braccio idraulico. È un braccio da 7 metri, costruito e progettato interamente dalla Energreen. Questo braccio è dotato di una testata trinciante. Ecco dunque, come dicevo, c'è una testata trinciante montata all'estremità del braccio con una ralla di rotazione. Questa ralla permette di ruotare la testata di 180 gradi, perché grazie alla visibilità che c'è anche sulla 1000 è possibile eseguire il lavoro in avanti e anche all'indietro. Posteriormente alla macchina c'è un soffiatore per pulire il ciglio, il bordo della strada. Dunque adesso andremo di là, sganceremo questo braccio e attaccheremo un altro braccio con una cinematica, una geometria completamente diversa e un'attrezzatura attaccata in punta ancora diversa. Braccio idraulico compact 6,5 metri con troncarami. Il prossimo attrezzo agganciato alla macchina sarà un troncarami. Un troncarami che ha una capacità di lavoro fino a 10 cm. A differenza dell'altro braccio, vedete come riesce a lavorare in sagoma, come rientra. Immaginate di lavorare lungo la strada e di dover tagliare al ciglio della strada. Con questa geometria, che come vedete va all'indietro, è possibile arrivare a 6,5 metri di altezza senza uscire dal filo della ruota. È possibile lavorare anche in pendenza. Abbiamo altri due attrezzi da agganciare e poi procederemo con la visita dello stabilimento. Pala caricatrice scarrabile dotata di sgancio rapido, veloce, versatile e multiuso. Abbiamo visto la macchina trasformata in una vera e propria pala caricatrice, costituita da un castello portabracci
in acciaio ad alto limite elastico in Veldox, cinematismo a Z, quindi sollevamento in parallelo, due robusti martinetti di sollevamento, un martinetto di rovescio che comanda un bilanciere che consente alla bena di ribaltarsi e di richiamare a 45 gradi. È possibile montare una forca pallet con una capacità di sollevamento di 2000 kg. È possibile montare una bene impastatrice calcestruzzo. Nelle mandate idrauliche che abbiamo qui in fondo al braccio è possibile montare un martello demolitore manuale, quelli classici da cantiere. Quindi ulteriori soluzioni nella soluzione, cioè la possibilità di avere un castello bracci che può installare ulteriori utensili frontali. Spazzatrice anteriore a rullo abbinato a serbatoio umidificazione. Tanti servizi in un unico accessorio. Vediamo ora l'ultimo accessorio della giornata. Una spazzatrice stradale a rullo, 2,40 m di larghezza. Spazzatrice totalmente idraulica, dotata di spazzola laterale sul lato destro e kit di umidificazione per evitare la polvere. Spazzola particolarmente indicata per le attività stradali. Vediamo l'apertura idraulica della benna di raccolta. Adesso facciamo uscire la macchina con l'ultimo attrezzo. ILF 1000 Comunal, la giusta soluzione in ogni situazione.